Con l'avvicinarsi della stagione festiva sul finire dell'anno, ho ancora bisogno di fare appello alla tua generosità. Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, oggi in Italiano Standard con Alessandro G. Ho già detto, a proposito del tempo che mi costa produrre questo podcast. Non vorrei tornare sull'argomento. Anche perché sembrerebbe la richiesta di qualcosa in cambio di un lavoro che invece faccio senza vantaggio economico. Non perché sia particolarmente generoso, semplicemente amo le lingue, amo la mia lingua e voglio diffondere interesse per l'italiano. Qualcuno più portato di me può dire di avere il dono delle lingue se incline a imparare altri idiomi con facilità. Per quanto mi riguarda, lo studio delle lingue straniere mi ha impegnato parecchio e mi impegna tuttora, con risultati talvolta deludenti, ma senza che sia mai venuto meno il mio interesse. Certo, ho facoltà di parlare, anch'io ho il dono della parola. Ma non riesco sempre a esprimermi compiutamente in una lingua diversa dall'italiano. E per dirla tutta, qualche volta nemmeno in italiano. Forse mi manca il dono della retorica. Con questa pillola di vocabolario, però, vorrei essere convincente, quindi indurti a donare qualche euro per sostenere Italiano Standard. Presto sarà il mio compleanno, allora potresti farmi un regalo sostenendo questo podcast con una donazione. Bastano pochi clic al sito www.italianostandard.com che presenta in ogni sua pagina un bottone Sostieni il progetto, per cui è appunto possibile donare una somma anche piccola con PayPal che trasferisce il denaro tramite internet. In modo del tutto sicuro. È vero che mi fai già dono del tuo ascolto, ma se credi di imparare qualcosina in più ogni volta che premi play sul tuo dispositivo, allora spenditi un po' per me, dona qualcosina al mio progetto. Non per dovere, ma per piacere. Che siano doni liberi, da parte mia lo sono. Ogni puntata lo è, non solo un modo per affermare me stesso, restituendo il privilegio, senza merito, di parlare italiano senza sforzo. Dono è anche privilegio, dunque, gentile concessione, poco laicamente, anche una grazia, un dono di Dio. Volendo abbondare, anche tu puoi restituire qualcosa una tantum oppure con una donazione ricorrente, se vuoi che sia continuativa. Perché farlo? Beh, non per spirito di sacrificio. Il mio non è spirito di sacrificio, ti assicuro, ma gioia. Diciamo che è una donazione gioiosa di me stesso, per cui non mi aspetto un rimborso compensatorio. Ogni puntata di questo podcast si realizza al momento stesso della pubblicazione e di solito non rinvia a niente altro che alla lingua stessa e agli aspetti culturali che la lingua veicola. Poco importa se la tua donazione sarà meno spontanea della mia, io mi impegno a fare buon uso del denaro che vorrei donare per Italiano Standard. Il denaro è solo denaro. E non puzza, perciò accetterò comunque il dono di buon grado e te ne sarò grato. Se anche tu vuoi fare dell'italiano la tua lingua, continua ad ascoltare questo podcast tutte le settimane in rete. Italiano Standard con Alessandro G. www.italianostandard.com